Skip! Skip! Vuoi darci una mano? Muoviti, c'è ancora tanto da fare. Sì, Skip, io sto facendo il mio lavoro e anche il tuo. Oh, falla un po' finita, Squeaky. Non chiamarmi Squeaky, il mio nome è Squeak. Adesso smettetela tutti e due. Hai dimenticato un pezzo, Skip. È un pezzetto piccolo piccolo, papà. Anche quelli sono importanti, figliolo. Questa sarà una notte gelida. Potrebbe anche nevicare. Ti sei già stancata di lavorare, Squeak? No, papà, mi è sembrato di sentire un rumore. Sarà la bufera che si avvicina. Guarda che nuvoloni in cielo. Farà molto freddo stanotte. Che cos'è quello? Ma che succede? Quello è un bulldozer e sta venendo da questa parte. Ma che facciamo adesso, papà? Dobbiamo darci alla gamba, ragazzi! Mollate tutto, presto, correte! Dobbiamo avvertire subito la mamma! Oh, cosa c'è di meglio in una fredda giornata d'inverno per un maritino che lavora e dei bambini che giocano? Una bella zuppa calda che scalda il pancino. Un pizzico di questo darà un buon saporino. Presto, presto, dobbiamo scappare! Harry, ma che cosa diamine sta succedendo? Buttano tutto all'aria con un bulldozer. Chi? Gli uomini, andiamo, sbrigati. Non distruggeranno certo la nostra casa. Non gliene importa niente di noi, te l'ho già spiegato. Salviamo almeno qualcosa. Muoviti, dobbiamo andare via subito, presto. Vieni. Correte! Correte! Ne vale la nostra vita! Via, correte! Presto! Presto! Aiuto! 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 Guardare. Su, andiamo, tornerà di sicuro. Dobbiamo per forza saltare, seguitemi. Saltate! Potete farcela. Uno, due, tre, saltiamo! Harry! È stato divertente, sì! State tutti bene? Io sto bene. Ma adesso, Harry, cosa ne sarà di noi? Possiamo andare a casa del cugino Jasper. Di sicuro ci ospiterà finché non troveremo un'altra casa. Su, andiamo! Curtis! Dai, salta su, Charles! La vigilia di Natale. Notte più bella dell'anno. Buon Natale, Curtis! Buon Natale! A te e alla tua famiglia! C'è nessuno in casa? No, siamo andati tutti via. Ne hai trovato uno bello, Charles.
Che cosa ne dici? Oh, tesoro, è proprio un bellissimo angelo. Possiamo metterlo subito in cima all'albero? Nessun problema. Oh, 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 oh. Charles! È fatto. Visto? Nessun problema. A parte l'infarto che mi stava per venire, sta veramente bene. Wow, è bellissimo. Papà? Sì, Michael? Il Polo Nord si trova in Alaska o in Canada? In nessuno dei due. Si trova nell'Artide. Perché? Sto scrivendo una lettera a Babbo Natale. Piuttosto in ritardo, direi. Come farà a riceverla in tempo? È un'email. Chissà qual è il suo indirizzo. www. L'ho trovato! Sbrigati, Michael. Puoi ancora farcela prima che Babbo Natale parta. Voglio scrivere anch'io una lettera a Babbo Natale. È stata una mia idea. Beh, io chi sono? Prima io. Basta, smettetela, bambini. Se continuate così, Babbo Natale qui neanche si fermerà. Michael, ora scrivi la tua lettera, poi io aiuterò Ellie a scrivere la sua. Okay, mamma. Siamo quasi arrivati. Sto gelando, papà. Anch'io, papà. Perché non cerchiamo un posto per ripararci da questa nevicata? Dobbiamo andare avanti finché non arriviamo a casa del cugino Jasper. Non abbiamo alternativa, purtroppo. Chissà che bel calduccio lì dentro. Non ci fermeremo mai in una casa abitata dagli uomini. Noi siamo topi di campagna, ricordatevelo bene. Perché ce l'hai con gli uomini? Beh, sono egoisti, senza cuore e non sopportano i topi. Per quale ragione? Beh, questo proprio non lo so. Io non credo che tutti gli uomini siano cattivi. Non ha importanza. Noi non vivremo mai in una delle loro case. Su, avanti, andiamo. Mamma, dove sei? Aiuto! Aiuto! Oh no! Mamma! Bambina, stai bene? Niente panico! Su, forza! Aggrappati! Tieniti forte! Ti tiro su! Su! Forza! Su, forza! Va tutto bene, mia cara? Oh, grazie. Mi fa tanto male la caviglia. Ho preso una storta e faccio fatica a camminare. Ti porterò al riparo da questa bufera, anche a costo di entrare nella casa degli uomini. Oh. È ora di andare a letto, bambini. Oh, mamma, non ancora, ti prego. Io non ho proprio sonno. Non possiamo stare alzati ancora un po'. Niente discussioni. Andate di sopra e mettetevi il pigiama. Poi verrò con papà a rimboccarvi le coperte. Mamma, ma non possiamo. Ho detto no. Avanti, Skip. Tenetevi forte. Ok? No! Oh. Ascoltatemi bene. State attenti adesso. Non dobbiamo farci vedere. È soltanto il vento, Lucky. Se il mio fiuto non mi inganna, qui vivono dei topi. Forse non sono in casa. Con i topi di città non si sa mai. Sicuramente sono andati a divertirsi da qualche parte.
Ehi là, c'è qualcuno in casa? Deve essere una specie di scala per il piano inferiore. Non pensavo che i topi di città si potessero permettere una scala. È molto meglio di una scala, questo è uno scivolo. Vado prima io. No, vado prima io. Squeak, vai prima tu, ma fai molta attenzione. Sopravviverebbero se dovessero vivere come noi. Spero che ci lascino passare la notte qui. Ehi là! C'è nessuno in casa? Beh, credo che qui non ci sia nessuno. Conosci i topi di città? Sono sempre fuori casa. Sono sciocchi come gli uomini di città. Per il momento questa sarà la nostra casa. Ehi mamma, che ne dici di sederti qui e riposarti un po'? Ragazzi, andate a cercare della legna da ardere. Mettiti comoda, cara. Ecco. Wow! Non abbiamo mai avuto un albero di Natale così grande e bello. È quello che dici ogni anno, tesoro mio. Sai che adoro il Natale. Si sente qualcosa di magico nell'aria. Non lo avverti anche tu? Ad esempio? Beh, è magico. Accadono cose strane e meravigliose senza una ragione. Come i miracoli? Io credo ai miracoli. Ci credo davvero. Buon Natale, Julie. Buon Natale, Charles. Sciocchezza che gli uomini adorano festeggiare. Per un giorno all'anno sono tutti un po' svitati. Lo festeggiamo anche noi? Beh, sono sicuro che alcuni topi lo fanno, ma noi no. Perché no, papà? Perché siamo topi di campagna. La nostra vita è dura e non abbiamo né il tempo né il denaro per tutte queste sciocchezze. Adesso, ragazzi, andate a dormire. Ma io ho fame, papà. Andrò a cercare del cibo appena ci saremo sistemati. Ho visto dei biscotti là fuori. C'è anche un gatto là fuori che sarebbe felice di fare uno spuntino con voi. Andate a dormire, quando vi sveglierete troverete da mangiare. Non ero mai stata in una casa dove vive anche un gatto. Non c'è nulla da temere, mamma. I gatti sono animali molto stupidi. Non lo so, questo sembra intelligente. Un topo è sempre più intelligente e più furbo di un gatto. Quanto manca all'arrivo di Babbo Natale, papà? 2 ore, 14 minuti e 10 secondi. Ah, smettila, papà! Perché sei così interessato? Lo sai, i regali! Un mucchio di regali! Credi che mi porterà tutto quello che gli ho chiesto? Beh, questo dipende. Ti sei comportato bene? Allora? Ah, mi comporto sempre bene. Non è vero. A volte mi prende in giro e mi fa i dispetti. Babbo Natale lascerà i regali per Ellie e niente per me. Non è vero, papà? No, non credo, Michael, ma non ti preoccupare. Non si dimenticherà di te solo perché hai preso un po' in giro tua sorella. Tanto in giro! È ora di dormire, ragazzi. Io non voglio dormire. Neanch'io. Chiuderò gli occhi e farò finta di dormire. Babbo Natale non verrà se siete svegli. Ed è un vecchietto molto furbo, non lo potete ingannare. Non ci leggi qualcosa? Vuoi che lo faccia? Abbiamo già preparato il libro. Tu leggi così bene le storie. Vediamo. A New York, nel lontano 1822, la vigilia di Natale, cadeva una fitta nevicata. Era una notte molto simile a questa. In un quartiere popolare di New York, il reverendo Clement Moore aveva fretta di tornare a casa dalla sua famiglia. Il conducente della slitta aveva una barba folta e un naso rosso così buffo che il reverendo Moore cominciò a scrivere una storia su di lui.
Per quando arrivò a casa, il racconto era finito. Il reverendo Moore lo intitolò Una visita di Santa Claus e quella stessa sera lo lesse a sua moglie e ai suoi 6 figli. 6 figli? Accidenti! Era la notte prima di Natale e dentro la grande casa non c'era nessuno sveglio, neanche un topolino. Le calze erano appese con cura sopra al caminetto, con la speranza che Santa Claus le riempisse di dolci. I bambini dormivano tranquilli sotto le coperte, sognando montagne di canditi e nuvole di zucchero filato. Dove stai andando? Ho tanta fame. Voglio vedere se riesco a trovare qualcosa da mangiare. E tu che vorresti fare? Ho intenzione di festeggiare il Natale. Non essere sciocca, non sai neanche che cos'è il Natale. È vero, ma se riesco a scoprire che cos'è lo posso festeggiare. Papà ha detto che il Natale è una cosa sciocca. A me non sembra sciocco, a me sembra divertente. Secondo te che cos'è il Natale, Skip? Deve avere a che fare con quell'albero che abbiamo visto. Lo hanno chiamato albero di Natale. Allora vediamo che cosa c'è in quell'albero. Lascia perdere, Squeak. Tutte le volte che ti allontani dalle gonne della mamma ti spaventi, cominci a piangere e finisci per rovinare tutto. Sarò coraggiosa, te lo prometto. Beh, d'accordo, ma non devi fare neanche un fiato. Ehi, forse troveremo qualcosa da mangiare nel frattempo. Via libera! Via libera! Salta! Il gatto? Niente paura, sta dormendo. Sta dormendo e sogna. Join the
Credo di sì. Allora potete andare. Grazie, signora. Speravo che il Natale fosse qualcosa di più che cantare. Io speravo tanto di trovare qualcosa da sgranocchiare. Su o giù? Su. Voglio vedere un po' meglio quest'albero. Caduta ghiaccioli. Aspetta! Andiamo via di qui! E la mamma col fazzoletto e io col mio berretto ci eravamo messi sotto le coperte per fare una bella dormita. Pericoloso, preferisco la quadriglia. Arrivederci e grazie ancora. Au revoir, ma petite. Ciao. A presto. Ora sappiamo che Natale significa cantare e ballare. E anche morire di fame. Io sono affamato, Squeak. Se andiamo più in alto, forse troveremo qualcosa da mangiare. Ammesso che riusciamo ad arrivarci, c'è parecchia strada da fare. Guarda! Wow! Coraggio, Squeak! Salta anche tu! Seguite la mia voce. Come va, ragazzi?
Junior, ma tu che ci fai qui? Scommetto che non vi aspettavate di incontrare qui uno dei vostri amici di campagna. Scommetto che neanche tu ti aspettavi di incontrarci qui. Eh già, il mondo è davvero piccolo. E qui non mi manca proprio niente. Quello si può mangiare? Come tutta la casa, è di pan di zenzero. Assaggiate. Ma tu come mai ti trovi qui? Ho traslocato, mi ero stancato della campagna. Prima nei campi la vita non era per niente facile. Qui invece ho tutto quello che voglio. Per adesso non cambio casa, poi si vedrà. Gli uomini sono tutti un po' suonati, non sai mai che cosa faranno. Lo dice sempre anche papà. Io ho deciso di andarmene da un giorno all'altro e adesso eccomi qui. Vivo finalmente in una grande città. Ho una bella casetta sull'albero di Natale e tante leccornie da mangiare. Sono un pascià. Non è niente male. E voi cosa fate così lontano da casa? È arrivato un bulldozer a devastare la campagna, così ci siamo trasferiti in città e adesso viviamo qui. Cosa vi ha portato fino a casa mia? Dobbiamo scoprire che cos'è il Natale. A casa nostra non c'è mai stato. Beh, io non sono un esperto, ma da quanto ho capito il Natale è un'occasione per riunirsi con i vecchi amici. Come noi, in questo momento. Ogni volta che chiediamo ci danno delle risposte differenti. Fidatevi di me, amici, il Natale è una grande festa. Grazie per il cibo che ci hai dato, ci sei stato di grande aiuto. Venite pure quando volete e se incontrate i miei parenti, ditegli che adesso vivo come un re in una grande città. Ho una casa calda e comoda, un mucchio di cibo e... Dovevo mangiare prima le tegole, vi fermate qui, ragazzi. È meglio di no. Arrivederci, Junior. A presto. Grazie della visita. Charles. Che cosa succede? Russavi e facevi tremare tutta la casa. Scusami, cara. Stavo sognando che... Che cosa è stato? Andiamo a vedere. All'improvviso, da fuori, si sentì un tintinnio lontano e mi alzai dal letto per capire cosa fosse. Poi mi avvicinai di corsa alla finestra e, nonostante la neve, l'aprii per guardare fuori. E in quel momento ai miei occhi curiosi apparve una slitta lontana trainata da 8 renne. La guidava un vecchietto allegro tutto vestito di rosso e capii subito che poteva essere solo Santa Claus, Babbo Natale. Attenta! Se ci sono gli ossi, deve esserci anche la carne. Hai ancora fame? Quel pan di zenzero era solo un dolcetto. Voglio mangiare del cibo vero. Non ci posso credere. Quello è un orso. Salve ragazzi, sapevo di avere delle visite. Venite qui, mettetevi pure seduti. Volentieri signore, ma non sappiamo proprio dove sedervi. Prendete una fetta di formaggio. A voi piace il formaggio, non è vero? Certo, una sedia di formaggio. Che idea buffa, non potevano ridere. Sì, certo, davvero un'idea buffa. Piuttosto, voi topolini, che cosa fate qui? Stiamo cercando di scoprire cos'è il Natale, così lo possiamo festeggiare. Ma perché non l'avete detto subito? Natale significa mangiare. Per me è il giorno più bello dell'anno. Ma un orso ha tanta fame. I'm a bear on the loose, and I see the Christmas goose. When I think about the yams, then I grab myself some hams. There's a good hunk of cheese. I don't have
to say please? There's always room for more, I say. There's always room for more. When you really get hungry in your tummy, 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 then grab some more meat. Or maybe something sweet. I could find a place to stash it. If it's dough, maybe I'll cash it. There's always room for more. More food! There's always room for more. If the table looks empty, better find a horn of plenty. Ah, here's a mound of squash. It's better than an ash. Sometimes I like it cold. Doesn't matter if it's old. There's always room for more. More food! There's always room for more. Just belch! There's always a room for more. Voi sorcetti non avete niente da mangiare? Una crosta di pane? No, signor orso, e non siamo neanche sorcetti. Siamo topi di campagna. Chissà che sapore hanno i topolini di campagna. Abbiamo un sapore terribile, sì! Un sapore terribilmente terribile! Giudicherò dopo avervi assaggiati! Sta attento! Prendi quell'ombrello! Tieniti forte! Sarà la nostra salvezza! Non si apre! Siamo salvi! Sentiamo, non avete niente da dire voi due? Grazie, signore. Lei ci ha salvato la vita. Eccoci al sicuro. E ora ditemi, cosa facevate in piedi la notte della vigilia di Natale? Stavamo scappando da un orso affamatissimo. A me sembrava solo un gatto. Anche da quello. Stavate scappando perché siete stati cattivi? No, signore. Scappavamo per non essere divorati. E noi non siamo affatto cattivi. Stai dicendo una bugia, non è vero? Non si devono dire le bugie. E lei chi è? Sono lo gnomo guida di Babbo Natale. Devo controllare che nessuno sia sveglio. E tengo il registro dei bambini buoni e dei bambini cattivi. Voi che cosa siete? Noi siamo buoni. Sì, siamo topolini buoni. Non ne sono sicuro. Che cosa facevate ancora in piedi? Volevamo scoprire che cos'è il Natale. È facile. Natale è il momento dei regali. Fare regali, ricevere regali, comprare regali, incartare regali. Insomma, si tratta solo di regali. Il Natale è soltanto questo? È tutto quello che io so. Ma potreste parlare con quel tizio che sta in cima all'albero. Non arriveremo mai così in alto. Ah, non sapete proprio niente, eh? Cosa vuoi dire? Natale è il momento in cui si realizzano i nostri desideri. Desiderate di essere lassù. Desidero poter arrivare in cima all'albero. Credo che il tuo desiderio si stia realizzando! Funziona davvero! Grazie ancora per averci salvato la vita, signor Gnomo! Arrivederci, amici! Fate attenzione e tenetevi fuori dai guai! Più veloci del falco correvano le renne volanti e lui fischiava e le incitava chiamandole per nome. Forza fulmine su ballerina, forza donno le freccia, avanti cometa, avanti cupido, avanti saltarello e donato. Salite su quella casa, salite su nel cielo, volate in cielo, volate in alto, in cielo! E le renne volavano di casa in casa nella magica notte con la slitta piena di doni e Babbo Natale in persona. Era come l'avevo immaginato e non appena mi voltai... Scendi, via libera! Babbo Natale scese giù dal camino col suo sacco di doni. Allora, com'è la situazione in questa casa? Ci sono stati un po' di dispetti, ma nel complesso sono stati tutti buoni. Bene. Aveva un abito rosso bordato di pelliccia bianca. E anche la lunga barba e i baffi erano candidi come la neve. Sulle spalle aveva un sacco pieno di doni che lo gnomo sistemava ai piedi dell'albero. E gli occhi di Babbo Natale sprizzavano grande gioia e felicità,
Le sue guance erano rose. His nose like a cherry. Ho. Santa. Chick-a-con. Santa. Now if you want to get a present, everybody wants a present. If you want a new toy, they always want a toy. If you want to get a present, everybody wants a present. Gotta call me, gotta write me, gotta stand up and say, you believe in me. Ho, 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 ho. If you want to get a present, everybody wants a present. If you need a new doll, to give the man a call. If you want to get a present, I want to get a present. Better call you, better write you, better stand up and say, I believe in you. Ho, ho, ho. If you want to get a present, everybody wants a present. Gotta call me Santa Claus. Gotta write me Santa Claus. Gotta shout it from the tree, you believe in me. Gotta call me Santa Claus. Gotta say it if you do. I believe in you. I do. You gotta call me Santa Claus. Just call me. Call me Santa Claus. Yeah, Santa Claus. That's right. Call me Santa. Santa Claus. Mi fece l'occhiolino e mosse appena la testa. Allora io capii che non avevo nulla da temere. Non disse una parola, ma si mise subito al lavoro e riempì una per una le calze che erano appese al caminetto. Poi si mise di nuovo il sacco in spalla, chiuse un attimo gli occhi e risalì fulmineo per il camino. Charles! Michael! Ho fatto un sogno! E con questo? Lasciami in pace, ho tanto sonno, voglio dormire. No, ho sognato che Babbo Natale era qui! Ah, pazienza, tu non lo vedrai! Saltò sulla sua slitta, fischiò alle sue renne e subito la slitta volò di nuovo alta nel cielo. E mentre scompariva alla mia vista, lo sentii esclamare: Buon Natale a tutti e a tutti una buona notte! Mamma, Ellie ha detto che c'era Babbo Natale! Beh, è la vigilia di Natale. Ah. Visto! Cosa ti avevo detto? Harry, svegliati! Che cosa c'è? I ragazzi sono scomparsi! Non possono essere scomparsi, erano a letto, dormivano! Non sono a letto, Harry! Dove possono essere andati? Poveri tesori, sono andati a letto affamati, forse sono andati a cercare del cibo! Avevano visto dei biscotti, forse sono andati lì! Sono felice di avere delle visite, succede così raramente! Immagino che sia molto difficile arrivare quassù. Può dirlo forte, signora. Perché siete venuti in cima all'albero? Vorremmo scoprire che cos'è il Natale. Già, tutti ci dicono una cosa diversa. Mi sembra che il Natale sia una cosa difficile da capire. Ma no, non è affatto difficile. Il Natale è amore. Un amore incominciato più di 2000 anni fa. Non conoscete la storia? No, signora. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly
Jesus, Lord, at thy birth. Sleep in heaven. Natale non è altro che quel miracolo che ebbe luogo quella notte a Betlemme. Ed è questo che si festeggia. Ma in questa storia non si parla di topi. È sicura che il Natale sia anche per noi? È per ogni creatura vivente, per ogni essere di questo mondo. Evviva! Forse è meglio ritornare a casa, Squeak. Sì, ho tanto sonno. Grazie per averci spiegato che cos'è il Natale. Grazie a voi per la visita. Andiamo a casa, Squeak. Ehi, non lasciarmi qui. Falla tornare indietro. Non so più come si fa. Devi esprimere un desiderio, Squeaky. Non chiamarmi Squeak. Squeak, ti chiedo scusa. Prometto che non ti chiamerò mai più così. Desidero tornare indietro a prendere mio fratello. Dai, salta su. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Abbiamo guardato dappertutto, tranne che in quell'albero. È difficile infilarsi lì dentro. Dobbiamo controllare per essere sicuri. Buon Natale, bravi topolini! Altrettanto a lei, signor Gnomo! Buon Natale e tornate a trovarmi! A presto, Junior! Au revoir, mes petits! Tornate subito a casa, voi! Eh? Dovreste essere a letto da un pezzo! Ci stiamo andando! Ci stiamo andando! Adesso! Ciao, ciao! Stiamo attenti al gatto, Harry. Sta dormendo. Sta cadendo qualcosa dall'albero. A me sembra che stia fluttuando. Hai ragione. È una piccola mongolfiera. Sono i ragazzi. Cosa stanno facendo lassù? Skip! Squeak! Dovete scendere immediatamente, avete capito? Stiamo arrivando, mamma! Oh. Ah. Corri, mamma! Corri! Harry! Oh! Oh. No! No, aiuto! Aiuto, mamma! Aiuto! State attenti! Che cosa possiamo fare? Non lo so, ma devo salvare i nostri figli. Lucky, è questo il modo di trattare i nostri ospiti? Finalmente, ragazzi. Venite. Grazie. Buon Natale. Qualcosa mi dice che abbiamo trovato una nuova casa. Che cos'hai tu? Fammi vedere. Un berretto nuovo. Oh, ti sta benissimo. Oh. È molto tardi, andiamo tutti a dormire. Non ancora. Vai a sederti, mamma. Oh. Bambini, venite qui. Era la notte prima di Natale. E dentro la grande casa nessuno era sveglio, nemmeno un topolino.